Un episodio controverso accende il big match Juventus-Napoli. Al 33 del primo tempo, il difensore della Juventus Federico Gatti ha colpito al volto l'attaccante azzurro Kvika Kvaratskhelia. Il georgiano cade a terra dolorante, la panchina ospite protesta con la squadra arbitrale. Analizziamo bene l'azione. Il pugno di Gatti a Kvaratskhelia. Gatti, alle spalle dell'avversario, prova a proteggere la porta di Szczesny stringendo la marcatura e agitando le braccia. Perché in quell'esatto istante Kvaratskhelia sta per sgusciarli via a grande velocità. Il difensore si accorge di perdere l'uomo e poi si lascia andare con un gesto improvviso. La sua mano colpisce tra collo, orecchio destro e guancia l'attaccante del Napoli, che cade a terra urlando. Il dolore per il colpo è stato così forte che è stato necessario l'intervento dei medici. La partita è stata sospesa per 2 minuti. Il VAR non interviene sul colpo di Gatti. Lo scontro tra Gatti e Kvaratskhelia ha suscitato polemiche nei minuti successivi. Il colpo è stato molto decisivo, ma l'arbitro Fabbri non è intervenuto a velocità normale. Forse sarebbe potuto intervenire VAR, ma evidentemente nello stand di Lissone VAR Aureliano e suo assistente Pezzuto non hanno ritenuto colpo di Gatti un episodio violento.